Amici, nel video di oggi andremo a vedere come personalizzare questa sacca è nylon. E per andare a personalizzare questa sacca nylon useremo dei termovinili particolari, ovvero dei termovinili creati apposta per il nylon. Ovviamente parliamo dei termovinili della Biflex, tutti i termovinili che andremo a utilizzare oggi, poi troverete qui sotto in descrizione il link dove andare per poterli acquistare, sia quelli che usiamo oggi che anche altri termovinili. E sempre qui sotto troverete il mio codice sconto, così da poterli acquistare a un prezzo più vantaggioso. Ma adesso, come dico sempre, bando alle ciance e all'opera! Come prima cosa vado a realizzare la mia grafica, quindi vado su immagini e qui scrivo cuore. E tra tutti questi bellissimi cuori vado a scegliere quello che secondo me è più adatto per la mia idea. Vado al nostro cuore che riteniamo più adatto, insomma, l'elemento che riteniamo più adatto. Adesso io vado qui su carica che già mi sono salvata alcuni elementi che mi potevano interessare, tra cui questo e anche questo. Quindi li aggiungo entrambi alla tela. Questi sono degli elementi già in formato vettoriale, quindi sono perfetti per il nostro lavoro. Li rimpicciolisco in questo modo e adesso mi vado a comporre per bene tutta la mia grafica. Decido di posizionare questo elemento qui, mentre quest'altro lo voglio mettere di qua. Adesso il cuore lo coloro di giallo in questo modo perché indica il vinile che poi andrò a utilizzare, che è un termovinile oro, mentre la scritta Barbie la coloriamo di rosa. Anche la Barbie la coloro di rosa. Quello che vado a fare adesso è crearmi un offset qui sotto, quindi vado su offset e qui decido che il mio offset deve essere di 0,05 e lo applico. Adesso vado su offset, quindi seleziono solo l'offset e ne creo un altro, però questa volta di 0,10. Prendo l'ultimo offset che ho fatto, prendo il mio cuore e quindi una volta che ho selezionato entrambi vado su scomponi, cancello tutte le parti che a me non interessano in questo modo, così che mi rimangono le parti vuote. Ma ancora non ho terminato, quindi riprendo il mio cuore, vado qua sotto su sagoma, a questo punto. Cosa faccio? Mi seleziono le parti che voglio che non vengano nel mio progetto, quindi quelle che non voglio tagliare. Adesso seleziono la Barbie e creo un altro offset, questa volta sempre di 0,05. Applica. Adesso prendo l'offset della Barbie e gli dico che deve essere di colore oro perché voglio che la base sia oro e anche l'offset della scritta la voglio di colore oro in questo modo. Adesso devo fare un'altra operazione, quindi cosa faccio? Siccome che a me interessa questo fiore perché ne voglio mettere altri all'interno del mio progetto, ma come vedete è tutto un unico pezzo. Cosa faccio? Seleziono questo, vado su duplica, quindi me ne duplico uno identico, poi del duplicato vado su sagoma e qui sotto mi trovo nascondi tutto, però mi lascia, vedete, in evidenza solo questo, ma a me interessa il fiore, quindi io mi seleziono il fiore.
Quello che vedete in scuro è ciò che poi dopo verrà tagliato, quindi questo invece non lo voglio tagliare, quindi li seleziono per eliminarli e lascio solo quindi il fiore X e questo è il risultato. Adesso di questi ne voglio 3, quindi me li duplico e li andrò a posizionare qui. Non li farò tutti della stessa dimensione, quindi giocherò un pochino sulle dimensioni per dargli un po' di dinamicità. Questo me l'ha portato troppo giù, quindi me lo riporto in posizione. Ok. Una volta sono soddisfatta di tutto, seleziono un fiore alla volta. E come vedete qui mi ha lasciato l'offset, l'ultimo effettuato che è lo 0,05, a me va bene, quindi faccio semplicemente applica. E qui poi lo coloro di oro perché voglio che il sotto sia sempre in oro. La stessa cosa faccio questo, quindi vado sull'offset, applica e poi gli cambio il colore. E la stessa cosa anche con l'ultimo. Ricontrollo il mio progetto, una volta sono soddisfatta del risultato, basterà adesso selezionare tutti gli elementi uguali in questo modo, quindi selezionerò prima tutto l'oro e faccio aggrega. Non vi preoccupate che adesso questo è salito avanti, quindi ha coperto i nostri fiori, perché adesso faremo la stessa identica operazione anche per il colore rosa. Quindi seleziono tutti i rosa. Non aspettate perché questo mi era rimasto qui, quindi lo metto qua in modo che così me lo unisce a questi. Adesso mi seleziono tutti questi qui e faccio lega. Come vedete adesso mi ha portato avanti, quindi il rosa è ritornato tutto quindi come l'avevamo progettato inizialmente. Ora, se a noi va bene tutto quanto, procediamo e andiamo direttamente al taglio. Quindi andiamo su Crea, confermo. Un'altra cosa importante ci dobbiamo ricordare è quella di specchiare, quindi andando qui specchiamo. Se non avete il programma della Cricut potete anche specchiarlo perché sicuramente sui vostri programmi dei plot e da taglio la specchiatura la potete fare anche in fase di progettazione. La stessa cosa lo possiamo fare anche con la Cricut, ovvero selezioniamo tutto, andiamo qui e facciamo capovolgi. Così una volta che andiamo poi al taglio, già ce lo troviamo capovolto. Quindi questa sarà la prima parte che taglierà e questa sarà la seconda. Realizzazione di questo progetto andremo a utilizzare questi due termovinili. Questo che è il color oro è il termovinile della serie nylon. I termovinili della serie nylon sono dei termovinili specifici proprio per tutti quei tessuti difficili, ovvero tipo appunto il nylon ed anche i tessuti trattati. Quindi possono essere applicati su zaini, giacche, a vento, scarpe, astucci e tanto altro. E per il nostro progetto, quindi, visto che è comunque una sacca in nylon, andremo a utilizzare questo termovinile e anche quest'altro. Questo è della serie invece 700, ovvero è un termovinile che già conosciamo, quindi chi ha visto i miei video già l'ha visto tante volte che l'ho utilizzato. E essendo un termovinile, comunque può essere applicato su tantissimi materiali perché va applicato a una temperatura molto bassa e per un tempo molto ridotto, il che è adatto anche per appunto il nylon. Ma adesso passiamo al Come prima taglio. cosa andremo ad applicare quindi il nostro termovinile sul tappetino, ricordandosi di applicare la parte del liner sul tappetino e la parte invece opaca, ovvero la parte poi del termovinile che ci occorrerà rivolta verso di noi. Adesso inseriamo la macchina e passiamo al taglio. Ho ritagliato le parti a me che interessavano, adesso vado a rimuovere il liner in eccesso utilizzando questo spellicolino. Adesso, prima di passare all'applicazione, andremo a vedere la scheda tecnica.
All'interno dei termovinili della Biflex, al momento in cui li acquistiamo, troviamo una scheda tecnica come questa, dove in alto a sinistra troviamo scritto la serie che appunto abbiamo acquistato, in questo caso la serie 700, sotto la descrizione dove spiega questa serie, sotto ancora un QR dove inquadrandolo col telefono possiamo vedere step dopo step, quindi tutti i passaggi da fare per l'applicazione. Mentre a destra abbiamo le istruzioni dove anche qui vengono riportati tutti i passaggi da fare. Al centro abbiamo uno schemino che sarebbero le info, ovvero informazioni riguardo appunto questo termovinile dove può essere applicato. Sotto ancora abbiamo le istruzioni per l'applicazione con il ferro da stiro, che in questo caso ci dice che possiamo applicarlo con una temperatura massima di 3 pallini per 10 secondi, il liner va rimosso a caldo, una pressione alta. Sotto invece abbiamo le istruzioni riguardo la pressa, sia presse piccole che presse grandi. Allora, qui ci dice che la temperatura deve essere di 140 gradi, 10 secondi, la pressione deve essere media e il liner va rimosso a caldo. Ancora sotto troviamo invece le istruzioni riguardo il lavaggio. Qui ci dice che possiamo lavarlo a 90 gradi, possiamo metterlo in asciugatrice e possiamo addirittura lavarlo a secco. Esempio, per il ferro da stiro dice che può essere applicato a 3 pallini per un tempo di 12 secondi. La pressione deve essere alta e il liner va rimosso dopo 6-7 secondi, mentre per la pressa dice che può essere applicato a una temperatura di 130 gradi, deve essere sempre applicato per un tempo di 12 secondi, la pressione media e il liner va rimosso sempre a 6-7 secondi. Poi un'altra cosa importante che ci viene indicata su questa scheda sono i modo del lavaggio, ovvero può essere lavato a 40 gradi, non può essere messo in asciugatrice e non può essere lavato a secco. La realizzazione di questo progetto andremo a utilizzare questo tappetino. Questo è il tappetino della Biflex realizzato e creato apposta per far sì che su questo lato, quindi non il lato dove c'è la scritta, ma su quest'altro lato, possiamo tranquillamente creare i nostri progetti, perché questo lato ha delle microparticelle che mantengono la temperatura giusta per quello che dobbiamo andare a fare noi. Quindi, come prima cosa, prendo la mia sacca, l'appoggio sul tappetino in questo modo, prendo la pressa che ho già messo alla temperatura che mi occorreva e l'appoggio giusto per levare un pochino di umidità e per stendere eventuali pieghe. Tolgo la pressa, piego la sacca per cercare il centro, quindi la vado a piegare in questo modo, faccio una piccola pressione qui, ok, così vedete si è formata questa riga, questo è il nostro centro. Poi prendo il termovinile, anche lui lo vado a piegare in questo modo, così da cercarmi il centro. E adesso lo appoggio qui sopra, facendo in modo che corrisponda alla linea di piega del termovinile con la riga di piega della nostra sacca. Allora, non lo vado a posizionare così in alto perché altrimenti quando stringiamo la sacca, poi il nostro dal progetto si vedrebbe male, si vedrebbe poco. Quindi cosa faccio? Con un metro mi misuro circa un 3 centimetri qui dalla base e mi sposto questo più giù, sempre mettendolo in linea, quindi con la piega che abbiamo fatto prima. Ok. Una volta posizionato il tutto, adesso con la pressa vado e la presso, senza mettere carta forno, senza mettere nulla, perché questi termovinili, tutti i termovinili della Biflex, non hanno bisogno di carta forno, a meno che il materiale dove noi andremo a posizionarlo
È un materiale delicato e quindi a quel punto bisognerà mettere la carta forno e proteggere il materiale, ma non il termovinile, perché il termovinile non ha bisogno appunto di carta forno. Non gli succede nulla. Ok, adesso dobbiamo attendere quei pochi minuti, 5-6 minuti, e poi possiamo togliere il liner. Passato il tempo, rimuovo il mio liner. Allora, se come in questo caso vi succede che qualche pezzo rimane attaccato al liner, basterà riposizionare il liner, riappoggiare la nostra pressa e ripetere l'operazione, perché probabilmente non è stato pressato nel modo corretto, quindi può succedere anche questo, ma niente paura, perché basterà riposizionare giù il liner e quindi adesso aspettiamo i nostri sempre 5-6 minuti e togliamo il liner. Adesso prendiamo quest'altro e lo andremo a posizionare qui sopra, cercando di metterlo esattamente nel punto che a noi interessa. Ed eccolo qui il risultato. Vi piace? Guardate quanto è bello, poi questo oro che brilla in questo modo, io lo trovo stupendo. E mi piace tantissimo anche l'abbinamento, quindi che fa sia l'oro che con questo bellissimo rosa. Bene amici, e qui terminiamo il nostro video. Come avete visto è semplicissimo, è facilissimo. Non serve carta forno, non servono particolari attenzioni, basta soltanto seguire la scheda tecnica e così lo applicherete in modo molto facile e velocemente. Vi ricordo che per l'acquisto di questi termovinili, qui sotto in descrizione lascerò il link di dove andare per poterli comprare e anche il mio codice sconto così da poterlo acquistare in un prezzo più vantaggioso. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like, condividete, condividete e se ancora non vi siete iscritti a questo canale, iscrivetevi, accendete la campanellina così che vi arrivano notifiche per i prossimi video. E se ancora non vi siete iscritti neanche agli altri due miei, gli altri miei canali, qui sotto troverete tutti i link così che potete andare e iscrivervi e lì troverete tantissime altre cose oltre quelle che pubblico qui su YouTube. Io adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!